tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Allora, iniziamo subito facendo gli occhi. Oggi farò un make-up perché voi non so quando vedrete sinceramente questo video, ma devo fare, dopo di questo, un video per quanto riguarda i prodotti di Astra. E ovviamente, essendo che devo parlare di Astra, ho pensato perché non mi trucco proprio con questi prodotti, perché ho già girato un video per quanto riguarda il make-up di Astra, un full face direttamente con quei prodotti, ma ovviamente poi la resa la vedrete nel video, non vi dirò niente. Questo sinceramente scrive che è una... una checheta, lo metto due volte e sinceramente non mi sta piacendo, non era come il vecchio di Essence, quello era ottimo come prodotto e tutto, ma comunque. Allora, che si dice? Allora, dall'ultimo video mi vedrete molto molto diversa perché mio papà è a casa, quindi è uscito dall'ospedale. Figuratevi che in quasi più di 10 giorni mio padre ha perso anche 20 kg perché è stato male e tutto, però adesso è un pochettino debole perché ha perso un bel po' di proteine e tutto, quindi si deve recuperare, ma noi ce la faremo. Per opacizzare utilizzo, mi stava volando il microfono, per opacizzare utilizzo la cipria, questa qui di Astra. Che questa è la polvere di riso. Allora, utilizzo questa perché? Perché essendo anche bianca mi opacizza benissimo l'occhio e io la preferisco sinceramente. Quindi la metto su tutto l'occhio. E quindi vi stavo dicendo, mio papà è a casa, fortunatamente era una cosa lieve, quindi è a casa. Era un controllo, avendo anche una certa età, ovviamente ci siamo un bel po' spaventati. Però è tutto a posto, non ha problemi particolari. La cosa che ci ha dato, che diciamo era più fastidiosa, era il fatto di non poterlo vedere. Poi il cellulare, lui di norma è molto molto bravo anche con il telefono e tutto, ma lui sembrava veramente non avere nemmeno la forza. E poi il fatto di vederci da lontano e tutto si rattristava tantissimo, e quindi anche per questo non abbiamo fatto né videochiamate né niente, che lo so, ci sono le videochiamate, potete fare le videochiamate e tutto, però lui era molto molto demoralizzato e quindi non se la sentiva. Ma comunque, mio papà sta bene, io sto bene, la mia famiglia sta bene, quindi possiamo riprenderci la vita di prima. Allora, vorrei fare un make-up con questa palettina. Farò una cosa semplice, visto che sono vestita con la magliettina viola. Se riesco ad aprirla... Oddio, se riesco ad aprirla, utilizzerò questo qua. Questo, proprio per uscire dalla mia comfort zone. Sicuramente la Lizzy starà urlando come una pazza. Che sta facendo? Perché lei mi dice, osa, io, sì, dopo, domani, un altro giorno. E quindi lei un po' si arrabbia. Allora, però mi serve anche un'altra... mi servono altri ombretti e utilizzo ombretti così mono, così li metto anche, li utilizzo. E... allora, utilizzo questo qui della Essence. Allora, vi stavo dicendo, la cosa brutta in questo periodo è il fatto di non poterli... vedere, di non poter entrare ovviamente in ospedale. Allora, in un certo senso è anche buono
Il fatto che non c'è molta confusione è che i dottori, il personale dell'ospedale riesca a lavorare benissimo. Però non capisco il fatto di non far entrare proprio nemmeno una persona, cioè io non dico noi, ma almeno mia mamma, perché mio padre, essendo anche invalido, ha bisogno di essere accudito da mia mamma. E quindi questa cosa che non poteva essere, sinceramente noi l'abbiamo vista proprio brutta, brutta, brutta. Infatti lui stesso è stato male, perché ovviamente non vedendo mia mamma. Infatti un giorno che lei è potuta entrare, che poi l'indomani l'hanno fatto uscire, che c'era, diciamo, il permesso di fare le visite, mio padre quando l'ha vista proprio è cambiato totalmente, infatti. Anche i dottori che sono passati a visitarlo gli hanno detto: signor Di Bernardo, dice, che ha visto la luce? In siciliano. In italiano, signor Di Bernardo, ha visto la luce? Perché ovviamente quando ha visto mia mamma gli è spuntato subito il sorriso. Ovviamente dopo 56 anni, credo che siano, una cosa del genere, di matrimonio, mi sembra ovvio. Comunque, io ovviamente sono contenta e così posso anche riprendere a fare video come facevo prima. Io volevo ringraziare tutte le persone anche che mi hanno scritto in privato, chiedendomi informazioni e tutto, perché hanno visto che non facevo video, che nei miei video ero molto molto triste. Alcuni hanno capito che c'era qualcosa che non andava, oltre ad avere delle persone accanto. Non parlo soltanto della mia migliore amica, mia cugina e tutto, ma anche di persone che sono al di fuori, diciamo, della famiglia e tutto, ma che YouTube mi ha regalato, sinceramente, perché è stato veramente un regalo. Parlo di Laura, di Fabiana, di Betty, mi sono stata vicino, mi hanno dato molto molto conforto, ho avuto anche delle minacce dalla Lizzy, perché lei mi ha minacciato, ve lo dico proprio pubblicamente, mi ha minacciato, mi hanno veramente tirato su, quindi le ringrazio tantissimo, sono state veramente molto molto preziose in questo periodo. Allora, utilizziamo l'ombretto di Astra, che devo dire che mi piace tantissimo questo ombretto, e lo metto a metà occhio, magari se utilizzo il pennello giusto. Ovvio Stefania, anche se con le dita devo dire che si preleva meglio. A metà occhio. Vedete che è un po'. Dopo lo mettiamo con le dita. Io ho fatto un bel po' di acquisti. Però ovviamente non me la sono sentita di fare video acquisti e ho pensato che quando finiva tutto ve l'avrei fatti vedere. Questo ombretto è come quelli di Wycon, che nella cialda è stupendo e poi diciamo perde un pochettino quando l'ho applicata. Dopo proverò a farlo spruzzando, diciamo, il prodotto. Infatti poi lo porterò anche nella parte di sotto e lo sfumo anche qui nell'attaccatura, cioè nell'attaccatura, nella Oddio, devo riprendere la mano, non mi ricordo come non mi ricordo come si chiama. Comunque, in questa parte qui, questa. Allora, io vi chiedo scusa, ma devo riprendere la mano. Anche nel truccarmi devo riprendere la mano, eh?
Ovviamente questi prodotti fanno, questi prodotti, questi ombretti fanno un bel po' di fallout, però sono buone. Vado a fare l'altro occhio e torno subito. Adesso andremo a mettere, gli metto, vediamo come viene con questo. Questo qua, vediamo come Allora, proviamo a bagnarlo. La stessa cosa farò con l'ombretto. Bagnato, esce molto molto di più. Ora dovrò togliere il distacco, ovviamente. Faccio anche questo. Io ovviamente ci vado di sopra così, non vado strofinando. Lo appoggio. La stessa cosa. Vedete l'effetto come cambia da bagnato a asciutto? Cambia proprio l'effetto. L'effetto che ha cambia. Adesso utilizzo sempre l'ombretto di Essence per dare proprio, non dare, diciamo, lo stacco in entrambi gli occhi, perché mi piace quando non si vede proprio il distacco. Utilizzo un altro po' all'interno dell'occhio. Troppo bianco. Allora, sto facendo un trucco semplice perché non. Oddio, si è spostata la fotocamera. Sto facendo un trucco semplice perché non mi va di fare cose troppo particolari. Metterò la matita nera all'interno dell'occhio. Ovviamente sempre Astra. Devo dire che questi prodotti mi stanno piacendo. Devo dire che Astra ha. Devo dire che i prodotti Astra sono migliorati tantissimo. Infatti mi piacciono molto. Veramente come prodotti, tutto sta migliorando il suo. La sua formula, veramente sta facendo dei prodotti molto molto belli e che performano tantissimo. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Quindi la Lizzy aveva benissimo, cioè aveva non benissimo, la Lizzy aveva ragione. Metterò il mascara, questo qui, ovviamente sempre di Astra, che sto utilizzando in questi giorni. E devo dire, mi piace molto la forma, visto che Alex gli aveva anche suggerito a Fabiana, proprio la forma conica che ha, perché prende le ciglia, quelle più piccole, avendo questa parte più sottile, e poi quelle più lunghe. Devo dire che è un ottimo mascara. Io non ho molti problemi per quanto riguarda le ciglia, perché fortunatamente ho delle ciglia molto lunghe.
Spero che si veda la differenza. Devo dire che anche rileva una buona quantità di prodotto. Ovviamente adesso io andrò a fare la base e tutto. E poi ci vediamo per mettere altri prodotti, altre. Allora, ho appena fatto la base, adesso utilizzerò la cipria, questa qui di Astra, che è la 02, è quella in polvere libera, questa qui. Mi piace molto perché dà quell'effetto tipo seta e anche ha un effetto molto particolare perché sembra, come dire, come se... ho un po' di brillantezza sul viso, non so proprio come spiegarvelo, ma mi piace tantissimo l'effetto che dà questa cipria. Mi dà quell'effetto tipo di brillantezza, di non pelle lucida, però c'è una cosa che mi sta piacendo tanto. Quindi tra questa bianca e quella, diciamo che mi piacciono. Ovviamente la tampono così leggera leggera. Perché dopo passerò con. La metto anche. Non vi ho fatto vedere il correttore perché in questo video sto utilizzando un altro correttore perché devo provare altri prodotti come fondotinta e tutto. Ma ovviamente. Questo video già lo vedete quando il video di Astra sarà uscito, quindi già avete visto i prodotti che a me piacciono e quelli che non mi piacciono. No, anzi no, solo quelli che mi piacciono farò vedere. Ok. E questo è per quanto riguarda la cipria e tutto. Per quanto riguarda gli occhi, io volevo assolutamente mettere l'ombretto utilizzato nella parte di sopra, metterlo nella parte di sotto però senza essere bagnato, proprio per una leggera sfumatura. Ma proprio una cosa leggera perché non devo fare niente di che, quindi è inutile fare un make-up troppo elaborato. Mettiamo il mascara anche nella parte di sotto, lo puliamo bene bene. Vedete, questa parte aiuta tantissimo per quanto riguarda la parte iniziale dell'occhio. Adesso andremo a mettere il blush, sempre questo qui di Astra. Io sinceramente non ci sto trovando bene, però vi dirò tutto in quel video. Ah già, l'avete visto, quindi che. Guardate quanto è pigmentato. È molto molto pigmentato, molto. Basta passare con la cipria, con il pennello di cipria, già. Andiamo a fare le labbra. Per le labbra utilizzo un corsetto. Quindi andiamo a fare le labbra e se non mi vedete, torniamo dopo, ciao! Allora, questo è il make-up finito. Non ho messo né illuminante né niente perché non devo fare altro, quindi non mi interessa di mettere illuminante o altro. Lenti, ok. E questo è il make-up finito.
A me piace tantissimo perché piacciono veramente tanto i prodotti di Astra. Mi stanno piacendo tantissimo, infatti sicuramente farò qualche ordinuccio. E niente, questo è il make-up che vi ho proposto oggi. Ditemi ovviamente cosa ne pensate e scrivetemi sotto un commentino. Ovviamente, come vi dico sempre, qualsiasi commento mettete, se vi piace o non vi piace, da qualunque cosa. Basta essere educati. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't make fun of me.